è l'ultima e vogliamo finire bene. Le insidie delle partite ormai le sapete già, per me sono tutte difficilissime. Questa ha fatto due risultati le ultime due partite, pareggiando con la Salernitana in casa e pareggiando in un campo difficile come Modena. E noi veniamo da un ottimo momento, però sappiamo che non abbiamo fatto assolutamente niente fino adesso. Dobbiamo stare sereni, umili e concentrati e non pensare a quello che viene dopo. Quindi stiamo bene perché ci siamo allenati bene, con la serenità giusta, ma anche con la determinazione giusta. Ho visto i ragazzi bene, li ho visti bene, e quindi sai, andiamo lì con un sufficiente ottimismo, via. Manca Galeotto perché è squalificato, adesso vediamo, c'ho due opzioni, o Legati oppure Quando Matteo, e mi lascio questo dubbio fino a sabato mattina, poi decido. Ho queste due possibilità, spostando Scognamiglio al centro e mettendo sul centro-destra Abruzzese, e mettendo Legati a destra, che l'anno scorso ha anche fatto questo, non sempre, anche se lui è centrale. Oppure c'ho Quando Matteo, che è un ragazzo molto molto serio, si è sempre allenato bene, molto applicato, e quindi deciderò sabato mattina. Il Mantova, l'allenatore lo conosco perché l'anno scorso era a Venezia, poi ha avuto una stagione anche lì un po' travagliata, è stato esonerato, poi l'ha richiamato, insomma via. Però un allenatore che sa far giocare bene le sue squadre. Il Mantova ha delle individualità importanti davanti, anche se non è più il Mantova dello spareggio col Torino, però comunque è gente di valore, perché Caridi, Carrus, Locatelli, cioè, insomma, Nassi, sono giocatori che conoscono bene la categoria, giocatori di qualità per la categoria. L'amichevole c'è un'amichevole, il 29 è un'amichevole, il 30 è un'amichevole. 29 e 30 facciamo due partite, e poi 31 liberi e cominciamo l'1 pomeriggio.